Presentata questa mattina la nuova stagione del Teatro Concordia a Venaria Reale, una stagione che sarà di buon auspicio, si spera. Beh, l'auspicio, ça va sans dire, come si dice, vuole dire, è necessario prima che è utile. E quindi i segnali di ripresa, di attenzione, mi pare che ci siano tutti. Naturalmente ci auguriamo che venga apprezzata anche la proposta. Si spera che il governo comunque venga incontro ai teatri adesso con la capienza, però durante la pandemia il Concordia non si è fermato e ha trovato delle soluzioni per cercare, insomma, in qualche modo di arrivare al suo pubblico. Assolutamente sì, abbiamo da un lato creato e prodotto degli spettacoli da mandare in streaming in modo tale che le persone potessero non dimenticarsi del teatro, ma l'abbiamo fatto creando appositamente delle produzioni, non semplicemente mandando delle repliche di vecchie rappresentazioni. E quello è stato sicuramente. E l'altro è quello di usare, come veniva richiamato, anche le nuove tecnologie, quindi portare attraverso i visori, laddove per gli spettacoli già prodotti su queste piattaforme, direttamente in casa, quindi, oppure direttamente in scuola, attraverso ad esempio lo spettacolo di Elio Germano, La mia battaglia. Una stagione molto ricca, con un bel programma, e quest'anno ha come rappresentazione, come copertina, Gli occhi di una ragazza. Sì, abbiamo voluto proprio scegliere quello perché è vero che è una programmazione molto eclettica nella sua composizione, ma è altrettanto vero che c'è davvero un filo conduttore particolare che riguarda il mondo femminile, e quindi quegli occhi sono gli occhi di speranza, gli occhi verso il futuro, in un momento in cui noi abbiamo ancora sistematicamente, quotidianamente una cronaca legata a violenza sulle donne piuttosto che a una perdita di libertà da parte di altre donne nel mondo. Allora focalizzare ancora su questo filo quello che poteva essere l'attenzione anche attraverso il teatro ci sembrava opportuno.